grazie per l'invito, grazie a tutti voi per essere qui oggi, grazie all'Alta Genesi che è qui con una rappresentanza, grazie anche a voi. Permettetemi prima di cominciare di manifestare il mio apprezzamento per il lavoro svolto dagli organizzatori relativamente a questo evento. Un meeting, quello di oggi, che ha come obiettivo proprio quello di portare al pubblico studi e ricerche che potrebbero in qualche modo aiutarci a comprendere meglio alcuni importanti aspetti del nostro passato. E in questa parte di congresso, come potete vedere, parleremo di evoluzione umana, quindi parleremo della nostra storia biologica, una storia che è forse la più affascinante di tutte le storie perché ci riguarda da vicino tutti. E quindi è importante, secondo me, comprenderla in qualche modo, anche nei suoi aspetti un po' più peculiari, perché ce n'è tanti di aspetti peculiari nell'evoluzione umana. E quindi prenderemo in esame il processo di ominazione, quindi come vedete qui parleremo oggi di ominazione, intendendo con ominazione quel processo bioevolutivo, il processo evolutivo che da organismi, da creature scimmiesche, antropomorfe, ormai estinte, ha portato attraverso tutta una serie di eventi e di passaggi che ancora restano in larga parte non chiari, all'emergere di Homo sapiens, quindi della nostra specie. Ovviamente, prima di cominciare io vorrei fare una parentesi su quello che faccio. Io sono un biologo molecolare, mi occupo fondamentalmente di bioinformatica, lavoro da ormai 15 anni su questa branca, dando il supporto, quindi il supporto computazionale a diversi progetti di ricerca nel settore biomolecolare. Quindi in parole povere utilizziamo tecnologie informatiche per cercare di analizzare le biomolecole, le cosiddette biomolecole, quindi le biosequenze, quindi quell'insieme di letterine che molto spesso si vedono nel costituire il DNA. Ecco, per cercare di estrapolare da questo insieme di lettere che poi costituiscono un codice vero e proprio delle informazioni utili. E quindi ovviamente abbiamo bisogno del supporto informatico, dei computer, perché altrimenti ci perderemmo gran parte delle informazioni. Questo è quello che faccio sul lato accademico. Dall'altro lato la mia grande passione verso i testi antichi, quindi verso le informazioni che gli antichi popoli del passato ci hanno voluto trasmettere attraverso i loro manoscritti, ma anche la mia passione verso il tema, verso il controverso e ancora oggi molto controverso tema dell'evoluzione umana, hanno fatto sì che negli ultimi anni iniziassi un lavoro di indagine atto a vagliare anche possibili versioni alternative dei fatti che hanno riguardato la nostra storia biologica, muovendomi proprio tra testi antichi e moderne acquisizioni scientifiche e cercando di trovare un punto di incontro tra questi due mondi che secondo me sono solo apparentemente distanti. Proprio ieri in aeroporto per venire qui a Vicenza leggevo un giornale che riportava un'intervista fatta a una ricercatrice di Vienna italiana, un matematico che, pensate un po', forse Enrico Baccarini avrà sicuramente sentito questa notizia, pensate un po', è un'esperta di sanscrito, quindi di testi indiani, e c'era un'intervista dove lei dichiarava che traducendo i testi indiani, alcune parti dei Veda, riusciva a estrapolare delle informazioni che poi utilizzava per istruire degli algoritmi che servivano nella robotica. Quindi questo per farvi capire come i due mondi, testi antichi e moderne acquisizioni scientifiche, molto spesso non sono poi distanti tra di loro, ma molto spesso hanno dei punti di incontro. Io quello che faccio è, a mia volta da biologo, cercare invece corrispondenze che riguardano la biologia, quindi informazioni che riguardano la nostra evoluzione, le origini umane, cosa ci dicono gli antichi su questo. Ovviamente questo negli anni, in questi ultimi anni, mi ha permesso di ricavare tutta una serie di dati, di informazioni che ho raggruppato, elaborato e organizzato per portarle al pubblico attraverso poi lavori editoriali e quant'altro. Un anno e mezzo fa ho pubblicato il primo libro, I geni manipolati di Adamo, che forse molti di voi l'hanno letto, spero, I geni manipolati di Adamo,
dove iniziavo questo, a parlare di questa ipotesi interventista sull'evoluzione umana. E, un libro che, devo dire, è andato un po' oltre le mie aspettative, perché è un libro che ha fatto talmente tanta risonanza da adesso andare fuori dai confini nazionali ed essere pubblicato anche all'estero. Quindi è stato richiesto in Francia e da maggio sarà disponibile anche in francese. Però il lavoro di ricerca ovviamente prosegue, siamo andati avanti e oggi ho il piacere di presentarvi, insomma, di farvi vedere il secondo lavoro che uscirà il prossimo mese, Resi umani è il titolo piuttosto diretto questa volta. Come vedete è un libro che ha visto la preziosa collaborazione di Mauro Biglino, che avremo tra poco qui. È un libro scritto a quattro mani, dove io con Mauro abbiamo cercato di analizzare, io dal lato scientifico e lui dal lato dei testi, aspetti della nostra biologia, della nostra evoluzione, delle nostre origini. Il libro però, la novità di questo libro non sta solo nei due autori, che per la prima volta abbiamo lavorato insieme, ma il libro vede anche il contributo di numerosissimi scienziati, di numerosissimi ricercatori, sia ufficiali che indipendenti. Abbiamo per esempio, il libro contiene per esempio il contributo anche di Enrico Baccarini, che ha scritto due interessantissimi paragrafi, ma udite udite, il libro ha anche il contributo di un docente universitario di genomica umana, quindi che ha dato il permesso, quindi mi ha dato il permesso, il consenso di pubblicare il suo nome e le sue considerazioni sul tema dell'evoluzione. E devo dire che le sorprese non mancano. Quindi adesso, diciamo, una delle critiche che io avevo, per chi di voi magari segue i miei studi, una delle critiche che mi si faceva era quello, dice, buffa, è una voce fuori dal coro perché tutti dicono A e lui dice B. Io la vedrei sotto un altro punto di vista, perché io indago sia A che B, casomai. Nel senso, perché A non mi convince al 100% e allora sono costretto a indagare anche B, cosa che magari molti colleghi non fanno. E questa è la differenza. E diciamo, per la prima volta in questo libro ho il supporto di altri colleghi che mi vengono, diciamo, vengono a supportare alcune nostre considerazioni, e questo mi ha reso veramente molto felice. Quindi piano piano, diciamo che altri stanno comunque avvicinandosi a questo tema. Bene, e tornando all'ominazione, quindi tornando al tema di oggi, dobbiamo dire che il processo di ominazione è un processo che indubbiamente è un processo ostico, di difficile comprensione, anche per gli addetti ai lavori. Proprio perché, come vi farò vedere durante il meeting di oggi, durante questo intervento, proprio perché noi siamo spesso in controtendenza rispetto all'evoluzione che gli altri primati hanno avuto. Quando dico primati includo anche l'essere umano, perché Linneo ci ha battezzati come primati, anche noi siamo dei primati, apparteniamo all'ordine dei primati, quindi da un punto di vista tassonomico siamo dei primati. Però siamo in controtendenza rispetto a tutti gli altri, cioè dire, evolutivamente parlando, la nostra evoluzione ha avuto tutta una serie di caratteristiche che negli altri non abbiamo riscontrato. E questo secondo me è una cosa da mettere in evidenza, una cosa molto importante. E sul fatto che ci siano quindi delle perplessità oppure delle difficoltà a parlare di evoluzione umana, o perlomeno a spiegare certi aspetti dell'evoluzione umana, questo non lo dico soltanto io, ma nel tempo diversi studiosi si sono espressi su questa cosa. Per esempio, questo è Roger Lewin è un biologo evoluzionista inglese che pubblicato oltre 20 libri sul tema, quindi uno degli esperti più autorevoli su questo tema, che proprio in questo suo libro Human Evolution mette in evidenza, in una frase dice, l'origine degli esseri umani moderni rimane uno dei più grandi enigmi della paleoantropologia. Ma se andiamo noi indietro nel tempo e andiamo anche alle origini della teoria evoluzionistica, quindi andando su questi personaggi, ora sicuramente tutti voi riconoscerete il personaggio di destra, Charles Darwin, il padre della teoria evoluzionistica per selezione naturale, ma quanti di voi riconoscono il personaggio di sinistra?
facciamo questo breve, questo piccolo sondaggio. Quanti di voi riconoscono questo personaggio? È molto difficile riconoscerlo. Questo è Alfred Russel Wallace. E cosa c'entra Alfred Wallace con Darwin? Bene, stiamo parlando del 1859. Siamo nel 1859 quando Darwin propone il suo libro, L'origine delle specie per selezione naturale, quindi diciamo in questo libro include tutta la sua ricerca, e Darwin aveva un coautore. Il coautore di questo libro era proprio Alfred Russel Wallace, che insieme a lui era arrivato alle stesse conclusioni e supportava Darwin in tutta una serie di argomentazioni. Che cosa succede? Succede che 10 anni dopo, quindi siamo nel 1869, Alfred Wallace fa un passo indietro. Fa un passo indietro, scrive a Darwin dicendo: guarda, io riesco a conciliare la nostra teoria con l'evoluzione degli esseri viventi, ma con l'uomo non ci riesco. L'uomo ha determinate caratteristiche non adattative, che non possono essersi sviluppate con la sola selezione naturale. Ora capite bene che questo, come dice in una sua bellissima intervista Enzo Pennetta, questo fu mortale per la teoria di Darwin all'epoca. Quindi qui non stiamo parlando di una critica alla teoria di Darwin da parte di uno scienziato che sta comunque criticando quell'operato di Darwin. Qua stiamo parlando del suo coautore. Il suo coautore fa un passo indietro e lo fa proprio relativamente, specificatamente, all'essere umano. Dice: ma vabbè, siamo nel 1869, oggi, con tutte le scoperte, con tutte le tecnologie che abbiamo, ovviamente le informazioni sulla nostra evoluzione sono ovviamente migliorate. Possiamo avvalerci anche della biologia molecolare, quindi abbiamo informazioni paleoantropologiche, abbiamo informazioni molecolari, e quindi adesso le cose sono molto più chiare. Insomma, vi posso dire che più cose si scoprono e più si ha difficoltà a spiegare alcuni passaggi, diventano anzi più complessi determinati passaggi. E qui per esempio vi voglio far vedere cosa dice Jan Tattersall. Jan Tattersall è un famosissimo paleantropologo e direttore della sezione di anatomia di evoluzione umana del Museo di Storia Naturale di New York, nonché uno dei massimi esperti per quanto riguarda lo studio sugli ominidi che abbiamo a livello internazionale, che in una sua intervista proprio di qualche anno fa dichiara: come siamo diventati esseri umani rimane una delle più grandi domande della scienza. Quindi ancora oggi rimane una delle più grandi domande della scienza. Quindi questo ci induce ovviamente a riflettere. Bene, l'evoluzione umana è stata innanzitutto molto rapida. Rispetto al resto dei primati, come vi mostrerò a breve, l'uomo ha avuto un'evoluzione piuttosto veloce, se dobbiamo considerare i tempi evoluzionistici che in genere hanno gli altri esseri viventi. Piuttosto veloce e piuttosto brusca, piuttosto accelerata in certi passaggi. Bene, qui siamo in controtendenza. Solitamente gli ominidi compaiono nella nostra, diciamo, linea di discendenza con tutta una serie di caratteristiche che acquisiscono in maniera brusca, non con un gradualismo, non ci arrivano gradualmente ad acquisire queste caratteristiche, ma emergono queste caratteristiche in maniera molto rapida. Ora ovviamente gli ominidi si lasciano quindi alle spalle questi buchi paleoantropologici che poi ci ovviamente danno anche difficoltà a chi studia l'evoluzione umana, portano anche a una difficoltà nel risalire alle parentele tra gli ominidi, tanto che ancora ci sono degli sconvolgimenti veramente eclatanti per quanto riguarda le parentele tra gli ominidi. L'ultimo per esempio è di quest'anno, l'ultima scoperta, l'ultima cosa che, diciamo, l'ultimo paradigma ad essere caduto è stato quello dell'ominide di Flores. Non so se avete letto che l'ominide di Flores, l'Homo floresiensis, è un piccolo ominide chiamato Hobbit anche per le sue piccole dimensioni, che viveva nell'isola di Flores, in Indonesia siamo. Ora è stato sempre, fino a ieri si insegnava all'università e si riportava sui libri di scuola che il progenitore dell'Homo floresiensis era Homo erectus.
un ominide che invece è alto 1,80 m, quindi è già molto simile a noi. E allora come giustificare questa, le piccole caratteristiche, quindi questo rimpicciolimento dell'ominide di Flores? Lo giustificavano, vabbè, l'Erectus migra nell'isola di Flores, resta confinato in quest'isola e tramite un processo chiamato di nanismo insulare riduce le sue dimensioni fino a diventare lo Homo floresiensis. Questo era quello che veniva insegnato. Bene, un gruppo australiano ribalta la situazione, proprio la scoperta e la ricerca è pubblicata di qualche mese fa, dove questo gruppo australiano dice: guardate che l'Homo erectus non c'entra niente con l'ominide di Flores, non c'è nessun nanismo insulare, perché il progenitore dell'ominide di Flores non è erectus, ma semmai è un ominide simile all'Homo habilis, quindi l'ominide precedente a erectus, che viveva in Africa, quindi simile all'Homo habilis africano. Ora, quindi vedete, una cosa si, diciamo, si definisce, quindi in questo caso abbiamo definito che Homo erectus non c'entra niente, ma un altro problema si apre. Come ha fatto Homo habilis, che era un ominide ancora privo di caratteristiche biologiche e culturali tali da poter fare questi viaggi, questi spostamenti fuori dall'Africa, come è arrivato in Indonesia? E quindi qua si apre un nuovo, diciamo, capitolo su come effettivamente questi ominidi possono essere poi apparsi anche in regioni geografiche oltre l'Africa. Bene, allora questa nostra evoluzione, tornando alla nostra evoluzione così rapida, così brusca, tutto questo è in controtendenza con quello che diceva Darwin. Darwin proponeva cosa? Darwin proponeva un'evoluzione gradualistica, cioè dove piccoli cambiamenti costanti nel tempo, dopo un arco di tempo che sia abbastanza lungo, possono provocare un cambiamento sostanziale negli esseri viventi, che quindi cambiano le specie, passano da una specie a un'altra. Quindi Darwin proponeva questo gradualismo nell'evoluzione umana non esiste, non c'è, ok? Quindi siamo in controtendenza rispetto a questo. Ora, oggi la scienza ufficiale tende, quando è possibile, a minimizzare questa cosa. E come la minimizza questa cosa? Cioè portando al pubblico tutta una serie di informazioni, in particolar modo attraverso le rappresentazioni degli ominidi, che potete vedere nei libri o nei musei, che in qualche modo rendono questi passaggi durante la nostra evoluzione un po' più armonici, ecco, e non fanno notare questi bruschi, diciamo, cambiamenti che ci sono stati. Ora, per esempio, uno di questi è Lucy. Lucy, faccio un'introduzione, è un Australopithecus afarensis, siamo Sudafrica circa 3,3 milioni di anni fa. Vengono ritrovati questi fossili, come vedete questo è il reperto trovato da Donald Johansson, che è lo scopritore di Lucy, completo al 40%, quindi il 60% è mancante, e si vede che siamo qui su organismi scimmieschi, un'altezza poco più di un metro, un peso intorno ai 40-45 kg. Non hanno un'encefalizzazione ancora sviluppata, quindi hanno un encefalo, un volume endocranico sui 350 centimetri cubici, quindi sono paragonabili a quelli di una scimmia moderna, di un moderno scimpanzé. Quindi non hanno ancora un'encefalizzazione. Qui mancano tutta una serie di segmenti ossei, però delle caratteristiche anatomiche ci fanno pensare che questi organismi avessero una agilità nella deambulazione bipede. Quindi, quando costretti a terra, potevano alzarsi su due piedi in maniera molto più agevole rispetto agli scimpanzé. Cioè, rispetto a quanto facciano gli scimpanzé, perché anche gli scimpanzé riescono a camminare su due piedi. In particolare quando hanno le mani impegnate riescono a camminare su due piedi. Questi hanno anatomicamente delle caratteristiche che gli consentono una deambulazione bipede più agevole, ma non paragonabile a quella umana ancora. Okay? Bisogna fare attenzione, perché questi sono organismi che ancora erano legati molto alla vita arboricola, quindi molto legati alla vita arboricola, perché erano ovviamente dei facili predatori, stiamo parlando di creature molto piccole che non possono andarsene a zonzo nella savana,
con all'epoca c'erano dei predatori senz'altro, quindi erano legati alla vita arboricola, quindi il grado di bipedismo di queste creature è ancora sotto dibattito. Cioè dire, è vero che queste creature hanno un'agevolazione nel camminare, un'agevolazione anatomica nel camminare su due piedi, ma il grado di bipedismo di queste creature è ancora oggetto di discussione. E questo ovviamente ha portato poi alcuni a fare degli studi più approfonditi. Per esempio Fred Spurr, che cosa ha fatto? Lui è un anatomista specialista nelle parti, nell'apparato vestibolare, cioè dire la parte interna del cranio che è responsabile dell'equilibrio, ok? Quindi lui studia gli apparati vestibolari, queste parti interne del cranio dei mammiferi, e ha studiato ovviamente queste parti interne del cranio degli australopiteci, dicendo in questo articolo pubblicato su Nature, dicendo che la loro morfologia è molto simile, di questo apparato è molto simile a quella delle scimmie più che quella dell'uomo. Quindi sulla base dell'apparato vestibolare lui riesce a comprendere che dice che queste scimmie, pur essendo in grado di avere una posizione ortograda, quindi dritta su due piedi, ma l'apparato vestibolare ci dice che questi organismi molto spesso avevano un'andatura clinograda, cioè dire piegata in avanti come le scimmie. Quindi sul grado di bipedismo di questi animali, insomma, ancora si discute. Date qui la scatola cranica rispetto a questa. È vero che abbiamo ancora una fronte che è ovviamente sfuggente, ok? Non come in Homo sapiens, ma è vero che abbiamo una fronte sfuggente come le scimmie, però qui stiamo parlando di una scatola cranica che ha un volume di 700 centimetri cubici rispetto a questa che ha 350, quindi stiamo parlando del doppio. E questa cosa, questa caratteristica emerge proprio bruscamente, non ci sono dei passaggi intermedi, cioè dire si passa da questo a questo. E questo è quello che vi volevo dire prima di passaggi così bruschi nell'evoluzione umana. Questo è uno, ovviamente, qui stiamo parlando di Homo habilis, viene detto Homo habilis per delle sue abilità nel costruire, ovviamente ha un cervello che gli consente di elaborare meglio le informazioni dell'ambiente e di andare per la prima volta a costruire effettivamente degli strumenti litici, degli strumenti che poi utilizzerà sia per procacciarsi il cibo, per scuoiare la carne dalle pelli di animali morti, quindi per questo viene stato definito come Homo habilis. Bene, quello che possiamo vedere è che questa quindi è l'evoluzione umana, cioè dire dove inizia, quindi da qua iniziano i primi reperti proto-umani. Dopodiché che cosa succede? Succede che abbiamo un susseguirsi di forme umane sempre più riorganizzate sul piano anatomico e con ulteriori livelli di encefalizzazione. Quindi questa è una caratteristica della nostra evoluzione. Ominidi sempre con un cervello sempre più grosso e con piani anatomici che bruscamente arrivano fino a Homo sapiens. Piano piano arrivano fino a Homo sapiens. Ora, qui siamo in controtendenza rispetto a tutti gli altri. Perché se voi andate a vedere l'evoluzione dell'orango, 14 milioni di anni, studi genetici ci dicono che l'orango si è evoluto lentamente. E che dal sequenziamento del genoma sembra che questi animali si siano fermati a 13-15 milioni di anni fa. Cioè dire, sono stati fatti degli esami genetici dove mettono in evidenza che queste scimmie hanno avuto un'evoluzione molto molto lenta nel tempo. Addirittura i cambiamenti rispetto alla scimmia progenitrice qua di 13-14 milioni di anni fa sono veramente pochi. Stiamo parlando di 14 milioni di anni. La stessa cosa per il gorilla, la stessa cosa per gli scimpanzé. Qualcosa avviene qui per gli scimpanzé. Qui avviene qualcosa che separa queste due linee, quindi separerà lo scimpanzé propriamente detto dal bonobo. Che cosa avviene qua? Beh, avviene un evento dove il gruppo progenitore, quindi questo gruppo di qui, si trovava nella regione, diciamo, sudafricana, vicino al fiume Congo, fiume dell'Africa. A un certo punto il fiume Congo cambia il suo decorso e separa questo gruppo in due. Questi gruppi si trovano quindi separati e impossibilitati a riprodursi tra di loro. Quindi inizia per questi due gruppi un'evoluzione indipendente,
che uno si evolve per i fatti suoi e uno si evolve per i fatti suoi. Ora, la scienza ufficiale cosa ci dice? La scienza ufficiale ci dice che questa evoluzione in isolamento geografico, si chiama evoluzione allopatrica in termini tecnici, è il motore evoluzionistico più forte per ottenere da una due specie, okay? Quindi per la speciazione. L'isolamento geografico è uno dei motori evoluzionistici più forti. Eppure che cosa abbiamo qui? Abbiamo che questa cosa succede a 2,5 milioni di anni fa, queste specie di qua si cominciano a evolversi in maniera indipendente, ma quello che notiamo, cioè non sono tutte queste poi grandi differenze, 2,5 milioni di anni fa abbiamo l'orango, lo scimpanzé e il bonobo, che voglio dire, presentano delle differenze a livello morfologico. Ad esempio il bonobo è più pigmentato, più scuro, è più piccolo come dimensioni, ma le differenze fondamentalmente tra le due specie sono a livello comportamentale. Gli scimpanzé sono molto aggressivi, i bonobo sono meno aggressivi rispetto agli scimpanzé, ma voglio dire, 2,5 milioni di anni, con l'evento che ci dicono essere diciamo basilare affinché si abbia speciazione, si ottengono queste due forme, che sono due forme quasi uguali alla fine. Tanto è vero che certi zoologi ci dicono che se facessimo accoppiare un bonobo con uno scimpanzé si otterrebbe prole fertile. Questo che significa? Significa che la speciazione non è ancora completa, cioè dire, ancora è parziale la speciazione tra queste due forme. Quindi 2,5 milioni di anni non sono stati sufficienti a far specializzare queste due forme. Invece noi, nello stesso arco di tempo, quindi sempre in 2,5 milioni di anni, succedono un'infinità di processi che in qualche modo cambiano radicalmente gli ominidi, okay, fino ad arrivare ad Homo sapiens. E gli ominidi acquisiscono veramente delle caratteristiche biologiche e comportamentali che sono forti, okay? Quindi da un ominide all'altro si hanno dei cambiamenti enormi. Vi ho fatto vedere prima Homo habilis, quindi il cranio di Homo habilis. Homo habilis, stiamo parlando di un ominide che ha un'altezza di 1,5 metri, dopodiché si passa a Homo erectus. Homo erectus, stiamo parlando di un ominide che invece arriva a 1,80 metri e che già ha un'anatomia, ha dei piani anatomici che sono molto simili a quelli di Homo sapiens. Quindi abbiamo anche qui un passaggio molto rapido, molto brusco, e questa è una costante nella nostra evoluzione. Bene, cosa succede in questo arco di tempo? Cioè dire, in questi 2,5 milioni di anni accadono tutta una serie di cose. Qui siamo a 2,5 milioni di anni fa, dove c'è Homo habilis, quindi i primi proto-umani, i primi ominidi proto-umani che emergono. Quello che abbiamo due caratteristiche fondamentali nell'evoluzione umana. Uno è la deambulazione bipede, cioè dire, gli organismi a partire da Homo habilis, quindi dopo gli australopiteci, acquisiscono dei piani anatomici particolari che consentono una deambulazione bipede obbligata, cioè dire, noi non siamo più anatomicamente in grado di andare su quattro zampe. Quindi dobbiamo mantenere questa postura perché siamo anatomicamente obbligati a mantenerla. Okay? Quindi questa caratteristica, ovviamente una caratteristica costante che poi sarà mantenuta per tutti gli ominidi, per la nostra linea di discendenza, fino ad arrivare agli ominidi moderni, quindi ad Homo sapiens, e poi si ha questo incremento costante nell'encefalizzazione, quindi nel volume cranico, che cresce in maniera preponderante, quindi le brain size, quindi un aumento delle dimensioni, che arriva al massimo in quelli che sono Neanderthal e Homo sapiens, che sono gli ominidi che hanno poi acquisito i più alti livelli di encefalizzazione. Arrivato a un certo punto, questa encefalizzazione supera, se andiamo oltre il rapporto proporzionale con le dimensioni corporee. Cosa significa? Questa caratteristica è talmente importante per la nostra specie che addirittura va oltre le proporzioni corporee, cioè dire, noi abbiamo una encefalizzazione che rispetto a tutti gli altri esseri viventi è preponderante.
Tant'è vero che se noi misuriamo il quoziente di encefalizzazione, cioè dire una formuletta matematica che ci sta a poi a far vedere l'encefalizzazione di un organismo, cioè il livello di la grandezza dell'encefalo rispetto alle dimensioni del corpo, noi abbiamo un livello 8. Figuratevi che le scimmie hanno 3. Sotto di noi ci stanno solo i delfini che hanno 5. Okay? Quindi noi abbiamo il massimo di encefalizzazione rispetto diciamo a tutti gli altri esseri viventi. Ora, ma che cosa succede quindi in questo periodo dove avvengono così tanti cambiamenti negli ominidi? È questo quello che dobbiamo andare a indagare. Cioè oggi è lì che bisogna avere la pazienza di scavare per cercare di capire quindi la nostra storia biologica e perché è così diversa dagli altri. Avvengono tantissime cose, qui ve ne riporto alcune. Abbiamo geni a evoluzione accelerata, ci sono dei geni nel nostro genoma che noi condividiamo con gli altri vertebrati, quindi gli altri vertebrati li presentano pure, ma nella nostra linea evolutiva questi geni hanno subito tutta una serie di mutazioni uomo specifiche, quindi che abbiamo solo noi e gli altri no, che ne hanno migliorata l'informazione intrinseca, hanno migliorato quindi le prestazioni di questi geni. Questi geni sono solitamente geni che in qualche modo sono implicati nei processi di encefalizzazione, quindi di sviluppo cerebrale. Ne abbiamo diversi, in generale vengono raggruppati come Human Accelerated Regions, ne abbiamo parlato molto spesso con Mauro, anche con Mauro Pinino, di questi geni. Ancora, che cosa succede? Abbiamo dei geni tipicamente umani, cioè dire, arrivato a un certo punto il genoma umano acquisisce dei geni nuovi, geni che le altre scimmie non hanno, abbiamo soltanto noi. E come li acquisisce? Oggi ne abbiamo circa 300 di questi geni nuovi, si sa che abbiamo circa 300 geni che le altre scimmie non hanno, di cui il 10% sono geni ex novo, cioè dire non si sa da dove derivano, non si sa come sono saltati fuori, ma in qualche modo sono stati aggiunti, si sono aggiunti al nostro genoma, hanno aggiunto informazione al nostro genoma. Il 90% invece sono delle duplicazioni di geni delle scimmie che si sono duplicati e poi hanno subito una serie di modifiche che ne hanno ovviamente cambiato il loro funzionamento. Cioè dire, geni che nelle scimmie funzionavano per X, da noi funzionano per Y. Ok? Abbiamo poi, questo è un importante aspetto, forse uno dei più importanti, mutazioni uomo specifiche in regioni di controllo. Tutti voi avrete sentito parlare del DNA spazzatura, quello che viene detto DNA spazzatura, impropriamente detto DNA spazzatura, perché una volta veniva detto così, in quanto sono delle regioni di DNA che, poiché prive di geni, in passato i biologi credevano che all'interno di queste regioni non c'erano geni e quindi non funzionassero. In realtà oggi si sa che queste sono regioni importantissime, perché sono regioni che non hanno geni ma regolano l'attività dei geni. Quindi sono degli elementi chiave, più importanti dei geni, perché basta toccare uno di questi elementi di controllo per andare a scatenare tutta una serie di alterazioni a livello di gruppi, di interi gruppi di geni, non di uno o due, di interi gruppi di geni. Quindi portare poi a piccoli cambiamenti genomici corrispondono poi grandi cambiamenti in termini di fenotipo, okay? Termini anatomici. Ora, noi qui siamo in completa controtendenza con gli altri primati. Cioè dire, l'uomo ha tutta una serie di modifiche in queste regioni di controllo che le altre scimmie non hanno avuto. Di questo ne parlerò, ne approfondiremo nel secondo libro, è un argomento molto importante dove oggi diciamo che molta parte della ricerca sulla nostra evoluzione è orientata a capire meglio il funzionamento di queste regioni di controllo. E qual è quest'altra cosa che è successa? Abbiamo cambiato l'assetto cromosomico. Abbiamo, in un panorama dove hanno 48 cromosomi, anche i nostri progenitori più vecchi, anche i progenitori di 14.000 anni fa avevano 48 cromosomi, qualcosa a un tratto qua succede e ci fa cambiare l'assetto cromosomico, si passa da 48 a 46. Noi oggi abbiamo 46, Homo sapiens ha 46 cromosomi, 23 coppie, 23 derivano dalla madre, 23 derivano dal padre, ok? Quindi 46 cromosomi.
Tutti gli altri invece hanno mantenuto 48 cromosomi. Cosa è successo? In qualche punto qui c'è stato qualcosa che ha fatto in modo che questo assetto cromosomico cambiasse. Ora io ritorno su questo argomento, in particolare oggi, alla luce di alcune critiche che mi sono state fatte, mi sono state rivolte su questa cosa, non perché chi ha rivolto queste critiche sia degno di nota, perché sono quei classici personaggi che preferiscono stare nell'anonimato, non metterci la faccia e da questa posizione di comodo poi sparare sentenze su tutto e tutti, ma torno sull'argomento perché lo ritengo uno degli argomenti, uno dei passaggi evolutivi più importanti della nostra storia. Cioè, secondo me, secondo anche altri biologi, questo è stato un passaggio fondamentale. È avvenuta qualcosa e questo passaggio, grazie a questo passaggio, effettivamente questo passaggio ci ha portato a acquisire qualcosa che prima non potevamo acquisire. Quindi è un passaggio fondamentale, altrimenti non potevamo diventare ciò che siamo oggi. Ora, su questo argomento si dibatte molto, è stato un evento casuale, ma può avvenire in natura, il passaggio e il cambio cromosomico può avvenire in natura, è un evento legato al caso, è un evento che possiamo riprodurre in laboratorio, ci sono tantissime domande su questo, quindi andiamo ad analizzare un po' meglio questa cosa. Cominciamo a parlare dei cromosomi, quindi vediamo cosa sono i cromosomi. Sì, possiamo tornare alla slide? L'altra. È una cosa che magari vi siete... I cromosomi cosa sono? I cromosomi sono delle particolari strutture bastoncellari che la cellula forma solo e esclusivamente quando si deve dividere. Quando si deve dividere, la cellula costituisce queste strutture dove impacchetta il DNA, ok? In modo da distribuirlo bene alle cellule figlie, perché solitamente il DNA sta nel nucleo cellulare in maniera molto lassa, come un gomitolo così slacciato, no? Un gomitolo sparso nel citoplasma, e quindi è difficile da dividere alle due cellule figlie. Impacchettandolo in queste strutture, invece la cellula riesce a dividerlo alle cellule figlie in maniera efficace. E come sono dovete considerarli come dei vettori su cui viaggia il DNA, okay? E viene distribuito alle cellule figlie. Quindi abbiamo quindi il DNA, quindi viene contenuto qui in terra. Ogni specie ha un suo assetto cromosomico. Questo è l'assetto cromosomico umano, formato da 46 cromosomi a 2 uguali, okay? Si dicono omologi. A due uguali, e questo è l'assetto della nostra specie. Ogni specie ha un suo assetto cromosomico che si distingue per numero di cromosomi, morfologia dei cromosomi, e anche adesso siamo in grado di andare a colorare questi cromosomi attraverso una colorazione particolare. Possiamo anche avere una carta d'identità di questi cromosomi. Poi ci sono dei computer che dandogli un cromosoma ti dicono di che specie è, perché hanno ovviamente in memoria una banca dati con queste carte di identità dei cromosomi. Però ogni specie ha un suo assetto cromosomico. Questo è il nostro assetto cromosomico. Che cosa è successo? È successo che noi non abbiamo perso cromosomi rispetto alle scimmie, passando da 48 a 46, ma c'è stato un evento di fusione di due cromosomi che erano presenti nelle scimmie, che si sono fusi in un unico cromosoma, che è il nostro cromosoma numero 2. Okay? Questa cosa oggi ovviamente è acquisita, oggi questa informazione è acquisita dai metodi citogenetici, che ci dicono che effettivamente noi abbiamo il cromosoma 2, che è l'omologo, diciamo, dei due cromosomi ancestrali dei nostri progenitori. Quindi si sono uniti attraverso un evento che è detto di traslocazione robertsoniana, dove due cromosomi, vedete, diversi, si scambiano, diciamo, si uniscono per la porzione, diciamo, più estrema, a formare un unico cromosoma grande e un piccolo cromosomino che poi viene perso. Ora, questa traslocazione robertsoniana è conosciutissima dai genetisti, perché quando succede questa traslocazione robertsoniana porta sempre a patologie, in genere porta a eventi patologici. Questo è chiaro perché, unendo due cromosomi diversi, qui ci sono dei geni e possiamo anche avere degli eventi dove questi geni vengono rotti o vengono praticamente sovrapposti e quindi non funzionano più come dovrebbero. Okay? Solitamente la traslocazione robertsoniana è conosciuta come un evento patologico.
Ora, quando questo avviene, la trasformazione propersoniale possono avvenire quindi in natura, e questo non lo nega nessuno, che non possono avvenire in natura, con conseguenze patologiche. Oppure possiamo anche avere casi dove le trasformazioni propersoniali possono essere silenti. Che significa? Significa che ci sono organismi che li presentano e non hanno nessun problema. Ok? Non hanno nessun problema, quindi non hanno una patologia, stanno bene, conducono la loro vita per i problemi di riproduzione. Dicevamo, quando le traslocazioni sono presenti e non causano effetti patologici, questi organismi, come vi farò vedere, hanno sempre problemi riproduttivi, a livello riproduttivo. Quindi ora vi faccio vedere il perché. Ma i soggetti con traslocazione robertsoniana sono sempre in eterozigosi. Cosa significa? Significa che la fusione di due cromosomi a formarne uno, ok? E me lo ricordate che prima vi ho fatto vedere che ogni cromosoma, ogni nostro cromosoma ha un suo omologo, abbiamo due a due uguali cromosomi. Ecco, quando avviene una traslocazione robertsoniana solitamente avviene su due cromosomi, quindi uno si fonde e resta là, gli altri due restano invece presenti come erano prima. Questo stato si chiama di eterozigosi, ok? Ed è quello che normalmente avviene, cioè dire, noi abbiamo tutti i pazienti affetti da traslocazione robertsoniana sono generalmente in uno stato di eterozigosi. Quindi abbiamo un cromosoma, come vedete, fuso e due cromosomi che restano invece normali, sempre nello stesso paziente. Ora, questo è uno schema dove vi faccio vedere un po' perché questi individui sono, da un punto di vista riproduttivo, sono ovviamente hanno difficoltà. Questo è un individuo normale, con ogni cromosoma ha un suo omologo e questo produrrà tutta una serie di gameti che sono uguali. Che produrrà sempre gli stessi gameti con un rappresentante per ogni cromosoma, okay? Quindi 23 cromosomi, uno per ogni cromosoma. Questo individuo di qua che ha la traslocazione in eterozigosi produrrà invece 6 tipologie di gameti. Cosa succede? Quando questo si accoppia con un individuo normale abbiamo tutta questa serie di possibilità, dove vedete qui abbiamo questo si fonde con questo, si crea questo zigote, quindi questo embrione, che è un embrione trisomico, cioè dire ha una patologia genetica e quindi solitamente non sopravvive. Qui abbiamo invece un embrione dove mancano dei cromosomi e quindi non sopravvive. Qui abbiamo di nuovo una monosomia non vitale, trisomia non vitale. Abbiamo solo due casi dove può capitare. È tipo una roulette russa, dove può capitare che l'individuo sia uguale quindi a questo, quindi alla stessa traslocazione cromosomica, oppure l'individuo risulti normale come questo. Okay? Quindi affinché, se noi dobbiamo invece riprodurre qualcosa che è avvenuta l'evento che è avvenuto nella nostra linea di discendenza, noi abbiamo ovviamente questi cromosomi fusi, ma ne abbiamo due, non uno. Okay? Noi del cromosoma 2 abbiamo un omologo, non siamo in questa situazione dove l'organismo ne ha uno solo e gli altri due invece ancestrali che rimangono, ne ha due di questo fuso. E allora per averne due cosa deve succedere? Che questo deve accoppiarsi non con uno normale ma con uno come lui. Se si accoppia con uno come lui abbiamo 36 combinazioni di accoppiamento tra i gameti, okay? Di cui una su 36 è l'embrione che possiede i due cromosomi fusi, okay? Quindi si passa in omozigosi. È un po' complessa questa cosa di genetica, però è necessario per capire. Quindi si passa in omozigosi. Questo è quello che è avvenuto nella nostra evoluzione, cioè dire, in qualche modo c'è stato questo passaggio, ok? Ma il problema qual è? Il problema fondamentalmente è che questo evento è possibile in natura, ma è molto molto raro. È molto raro. Ci sono individui che presentano la traslocazione robertsoniana in omozigoti, ma sono una decina di individui su 7 miliardi di persone sulla Terra. Una decina di individui su 7 miliardi di persone sulla Terra. Quindi è un evento rarissimo. Ora, qui c'è un lavoro che è stato pubblicato. C'è stato sicuramente un gruppo fondatore, non c'è stato un solo individuo,
ad avere il cambio di assetto cromosomico, ma gli individui erano più di uno, sicuramente. E allora, siccome l'evento è molto raro, come facevano individui ad avere, più individui ad avere lo stesso cambio di assetto cromosomico e trovarsi tutti nello stesso gruppo? Non so se sono chiaro. Come? La consanguinità. Sì, la consanguinità, siamo d'accordo. Il problema cos'è? Il problema è che anche con la consanguinità è difficilissimo avere due individui che hanno questo assetto. È difficilissimo, anche se il lavoro riporta che lui si accoppia con un individuo che è come lui, ma la prole muore. Quindi non è... Se tua sorella ha lo stesso problema. Questa è una cosa difficilissima, che due nella stessa famiglia hanno questo assetto cromosomico. Sì, si sposano tra fratelli. Il problema è l'emergere della mutazione. C'è un problema di l'emergere della mutazione in omozigosi, cioè questo cambio di assetto cromosomico in omozigosi è già difficile.